Non esiste un caso di Ostina, ci possono essere altri fatti che spiegano questo fenomeno mediatico, ma non certamente il problema della diossina nei nostri formaggi, né tantomeno della mozzarella di bufala. E con questo io invito tutti a mangiare un po' di mozzarella di bufala insieme agli amici del consorzio. Andrea, fatela pure su.